ha una fame persa della sua Inter. Grazie. Fame persa, sì. Probabilmente l'abbiamo fatta più facile la cosa dopo la chiusura del primo tempo in quella maniera lì, e nel secondo tempo abbiamo perso qualche duello di troppo, e poi c'è stata quella lettura sul gol che ha creato delle difficoltà. Per quello che si è visto, secondo me ha creato delle difficoltà sul risultato, e ha creato anche delle difficoltà a livello di testa, perché dopo averlo subito siamo rimasti lì dentro senza riuscire a ripartire come abbiamo fatto per lunghi tratti dopo il 2-2, ad esempio. Fino a che non abbiamo subito il 2-2 siamo rimasti dentro quel comportamento approssimativo che poi ha dato vantaggio, o ha dato sicuramente coraggio al Torino, ecco. Prego, in fondo. Io guardo quello che è successo, purtroppo, e devo analizzare quello che ho visto. Repubblica. Prego. Buonasera, mister. Volevo dire, mentre lo scorso anno lei prende la squadra pronti via, e già vediamo fin dalle prime partite una squadra improvvisamente quadrata con una sua fisionomia, con una sua cosa, quest'anno stranamente mi sembra di vedere che la partenza è stata un po' più difficoltosa, nonostante le informazioni dello scorso anno, insomma, il fatto che vi conosceste molto bene. Fatto di cambiare, non so, sistema di gioco da una partita all'altra, tra la prima e la seconda, farebbe denotare, no, un qualcosa che non è andato bene durante la preparazione, delle cose che non si sono focalizzate bene. Questo mi sembra strano, e volevo chiederle a cosa sarebbe dovuta questa partenza così esitante dopo un anno positivo. E la seconda cosa è su Miranda, se dobbiamo ritenerlo così quasi, per usare il termine giornalistico, bocciato, oppure insomma a che dobbiamo questa sua esclusione oggi? Me ne faccio più facile domande, me ne faccio una per volta, è più facile, perché io poi per me diventa difficile, se no. Cioè, la prima domanda qual è? Quella della differenza dell'anno scorso a quest'anno. Come sulla mai partenza? Come mai sul modulo che è diverso da domenica a oggi. Sì, cambiare modo dalla prima alla seconda partita. Era disattento, perché abbiamo girato palla a tre a Sassuolo, abbiamo girato palla a tre anche stasera. Non è un modulo girato, differente. Difeso magari diversamente, però. Difeso uguale, perché poi dipende da quello che propongono gli avversari. Quando bisogna saltargli addosso e bisogna andargli addosso, non c'è una fase difensiva, c'è che tu devi scalare essendogli addosso, andando a incastrarti, perché bisogna prendere in considerazione quello che fanno loro. Noi siamo andati ad attaccarli forte fin dal primo minuto nella loro metà campo, ci sono delle letture, delle scalate in avanti, che non c'è fase difensiva, c'è un pressing nella loro metà campo. No, però c'erano tre centrali stasera, l'altra volta due, ecco. Sì, ma si girava palla uguale stasera come a Sassuolo, si girava palla con tre centrali. D'Ambrosio ha fatto quello che girava palla a tre, uguale, perché se no si riguarda insieme, e gliela spiego per benino. Poi è chiaro che stasera, dopo che abbiamo preso gol, siamo stati un po' più titubanti, e però dopo aver fatto il primo tempo in quella maniera lì, io oserei dire che era giusta la scelta, anche se ci fosse stato qualche cosa di differente per quello che è stato lo sviluppo che si è visto. Poi se quello ha creato problemi, perché dopo 50 minuti la squadra avrà un'involuzione di questo genere, quella che è stata la scelta iniziale, non ci trovo tanto, come no, è questo lo sviluppo, è stato questo. Però al Sassuolo lei aveva due difensori centrali, con il Torino ne aveva tre, quindi qualcosa è cambiato. Le chiedevo come mai è cambiata la fisionomia della squadra, perché si voleva montargli addosso a quella che è la loro impostazione. Il Sassuolo girava palla a quattro, loro girano palla a tre con questi due uomini a metà strada,
e c'era da andarli a prendere perché volevamo fare una partita d'assalto, volevamo fare una partita dentro la loro metà campo, incastrarsi per quello che fanno loro, e mi è sembrato che si sia fatto molto bene, ecco. Poi se non è andato bene il primo tempo perché ho scelto la difesa a tre, va bene, ma siccome il primo tempo è andato bene, non capisco, ecco, dove vuole andare a parare. Poi per quanto riguarda Miranda è un giocatore forte come D'Ambrosio, come De Vrij, come... però questo giochino poi è chiaro che diventa facile da fare perché sono diversi i giocatori. Noi l'anno scorso avevamo una formazione forte e qualche altro giocatore forte, più di una formazione. Quest'anno abbiamo due formazioni forti, ma non è che possano giocare tutte e due insieme, ne gioca una. Forte era quella dell'anno scorso, forte era quella di quest'anno. L'anno scorso siamo partiti meglio, quest'anno siamo partiti peggio, ed è chiaro che bisogna fare diversamente, soprattutto bisogna fare diversamente da un punto di vista di continuità di attenzione, cioè non perdere neanche un attimo della partita. I piccoli vantaggi della squadra avversaria iniziano sempre dalle piccole rinunce tua in qualsiasi situazione, e noi abbiamo cominciato a rinunciare a giocare e loro ci hanno preso vantaggio. Poi è chiaro che se si fanno delle letture di questo genere qui, bisogna andare a metterci mano, e l'allenatore è sempre quello più responsabile di tutti. Stia tranquillo, Miranda è uno che nella costruzione ha meno voglia, ha meno voglia di andare a costruire. Lui è più, si riconosce di più, gli piace di meno di entrare e di andare a costruire. Per cui, siccome voglio fare una partita offensiva, i due braccini scelgo Skriniar, che gli garba entrare, e D'Ambrosio, che gli garba entrare. De Vrij è uno preciso per costruire da centrale. Le scelte sono queste. Poi dice, c'è da fare una partita difensiva, c'è da fare... Miranda è quello che ha queste rincorse a campo aperto, questa velocità e questa qualità di essere, ma nella costruzione, siccome devo fare partita, ho scelto quegli altri. Mi sembra una cosa normale, e la motivazione è quella che ho dato. La stampa, chiudiamo. Salve mister, ho sentito prima che è stato annullato il giorno di riposo, sì. Domani. Io posso solo immaginare il perché, però volevo invece chiedo a lei come mai è stato annullato. Perché per il motivo di quello che si vede. Si hanno delle disattenzioni, delle letture, bisogna ritornare ad avere una testa concentrata per quello che deve essere il nostro lavoro, la nostra professione, quello che dobbiamo. Cioè, non si può avere una lettura, ma si è avuta quella sul primo gol, per cui cominciamo a chiudere, a stringere un po' di più, perché c'è da dargli una stretta, perché noi bisogna fare un campionato importante. Poi anche lì, campionato importante, sempre, come ho detto fin dal primo minuto, ora, ma tu devi essere, perché tutti ti ridicono la stessa cosa, l'anti-Juve ve lo siete creato voi e ve lo portate avanti voi. Io sono l'allenatore dell'Inter, di una squadra che deve lottare con quelle altre cinque squadre per essere poi a dar fastidio alla Juventus, perché mi sembra la più forte di tutte. Poi ve lo dite, poi lo addossate come se l'avesse detto un altro. Io non l'ho mai detto. Io dico che bisogna lottare con la Roma e con il Napoli prima della Juventus, perché bisogna pensare a queste, bisogna fare un passo per volta. Poi è chiaro che abbiamo preso dei giocatori importanti, ma questo è il vantaggio che si andrà a verificare quando ci saranno due partite la settimana, che l'anno scorso avevamo 15 giocatori importanti, ora se ne ha 20, ma è un vantaggio che si va poi a verificare quando c'è la doppia partita, e tu puoi avere 7-8 giocatori freschi da una partita a quell'altra. Non è che poi è chiaro che, come diceva, l'anno scorso siamo partiti bene,
quest'anno siamo partiti male, e siamo partiti male, male male, perché si è fatta una bruttissima partita contro il Sassuolo e si è fatto dei brutti 20-25 minuti nel secondo tempo, malissimo, quello sono d'accordo e sono disponibile, eccomi qua. Grazie, buonasera a tutti.